e venne il momento di cercare frutta e verdura. Re Arduino e la regina Berta, attenti ai banchi del mercato di Campagna Amica in piazza Martiri della Libertà il lunedì a Cornier, si avvicinarono al banco dell'azienda agricola Montino, dove furono accolti con entusiasmo da Riccardo. Dopo aver scambiato qualche parola, furono invitati a visitare l'azienda, accompagnati da Riccardo, Flavio e Mario, e accettarono di buon grado. Benvenuti nell'azienda agricola Mondino, io sono Riccardo, sono la faccia che voi vedete nei mercati di Campagna Amica e rappresento questa azienda nei mercati. La nostra azienda è un'azienda che produce ortofrutta biologica e in lotta integrata. Adesso vi faremo parlare con Flavio Mondino e Mario Mondino, che sono i creatori di questa azienda da 20 anni e che tecnicamente e a livello più pratico vi spiegheranno e vi racconteranno l'azienda. Siamo qui nella nostra azienda oggi a illustrarvi che cosa facciamo delle nostre produzioni e cosa offre in questa stagione il nostro campo, le nostre serre, i prodotti che noi giornalmente portiamo al mercato. Possiamo iniziare con entrare magari in una serra, farvi vedere che cosa c'è adesso pronto per la raccolta e spiegarvi due o tre cose di come avviene la produzione. Qui in questa serra potete vedere degli spinacini che stanno crescendo, poi abbiamo del lattughino e della rucola. Sono tipicamente culture autunno-invernali che si possono fare in serra e vengono seminate o trapiantate in periodi diversi per avere la scalarità nel raccolto. Questa tipologia di lattughino è un lattughino da taglio che viene reciso. Non ha la testa, è a foglia ed è molto tenero. Ha delle caratteristiche organolettiche molto, molto piacevoli ed è molto resistente anche alle basse temperature. Poi abbiamo la rucola che viene tagliata e fatta a mazzetti e portata comunque al mercato così nelle cassettine come anche il lattughino. Per quel che riguarda lo spinacio, questo è ancora piccolino, verrà raccolto più o meno fra 20-30 giorni. E verrà raccolto e incassettato e portato al mercato anche lui come tutto il resto dei nostri prodotti. Ecco, questa è la serra delle fragole. Queste fragole entreranno poi, adesso sono in letargo, sono ferme, sì, la vegetazione la pianta non sta lavorando, la vegetazione è ferma e aspetta che arrivi la primavera. Quindi quando ci sarà il momento in cui nel mese di marzo comincerà a svegliarsi, si farà la pulizia delle piantine, bisognerà togliere tutte le foglie vecchie, lasciare solo il germoglio nuovo che produrrà una pianta produttiva e porterà a frutto per la nostra stagione. Queste fragole, essendo in serra, vengono anticipate a livello di maturazione e si presuppone, a seconda dell'andamento climatico, che vadano in raccolta tra l'ultima settimana di aprile e la prima di maggio. Solitamente dopo il 25 aprile si comincia già a raccogliere una buona produzione. E queste piantine vengono coltivate, come tutte le altre produzioni della nostra azienda, in maniera biologica. Che cosa vuol dire? Che noi rispettiamo i tempi della cultura e rispettiamo anche l'ambiente in cui la cultura si sviluppa. E introduciamo nella serra, per aiutare le piantine a difendersi dagli insetti, degli insetti utili che combattono gli insetti dannosi, in modo da creare quell'equilibrio necessario per un buon sviluppo della cultura. E come sostanze nutritive si arricchisce il terreno con della buona sostanza organica che viene rilasciata durante il periodo in cui la cultura si sviluppa e il nutrimento è sempre costante. Poi noi abbiamo una tipologia di irrigazione a goccia per avere un ottimo risparmio idrico e dare alla cultura l'acqua necessaria al momento giusto, senza quindi avere una dispersione, uno spreco di acqua.
Qui c'è l'insalata gentilina, è pronta per essere raccolta, è stata coperta col velo di sposa per riuscire a sopportare le basse temperature e si sviluppa durante il periodo invernale. Viene messa in serra proprio per il discorso della stagionalità e quindi si può raccogliere da adesso, che è il mese di gennaio, per tutto febbraio fino a esaurimento, insomma. Ecco, qui siamo in una parte dell'azienda dove c'è un pieno campo e sono delle aiuole pronte per poi essere seminate a cipolla o a carota nel periodo poi prossimo di febbraio, fine febbraio, inizio marzo. Abbiamo qui come tipologia di irrigazione l'impianto a pioggia, che anche qui ha un'ottima potenzialità, in quanto si riesce a risparmiare molta acqua. Anche qui puntiamo molto sul risparmio idrico, si bagna soltanto la superficie interessata. L'impianto a pioggia con questi irrigatori ha un raggio di copertura di 180 gradi, quindi si può far orientare l'acqua dove fa bisogno. Ecco, qui siamo davanti al radicchio tardivo, un radicchio che ha molta resistenza al gelo, viene lasciato in pieno campo senza neanche coprirlo col velo di sposa proprio per la sua caratteristica di resistenza. Ha un'ottima compattezza, un ottimo sapore, non è di quelli proprio amari, è un radicchio molto amabile. E per avere proprio la produzione lunga, questo radicchio qua ha un ciclo di 170 giorni. E resistendo alle basse temperature abbiamo il tempo di raccoglierlo per tutto il periodo invernale. Ecco, qui siamo nuovamente nella serra delle taccole e adesso mio fratello sta eseguendo un'operazione di sarchiatura con un macchinario di precisione che riesce a lavorare intorno sulla fila, e all'interno dell'interfila tra un piantino e l'altro ci sono delle stelline di gomma che ruotando accarezzano lo stelo della pianta senza rovinarlo e intanto sradicano l'erba che c'è fin vicino al piantino. È una sarchiatura che viene utilizzata per queste colture e diciamo che è un buonissimo mezzo per aiutarti a intervenire sulle erbacce senza utilizzare la zappa. Siamo davanti alla serra del davivaio che utilizziamo in azienda per far crescere le piantine per poi essere trapiantate in serra. Questa viene utilizzata nel periodo primaverile, dove si mette, dopo aver fatto la semina nei cubetti o nei vasetti, si lascia a germinare in serra, ed è una serra apposta dove c'è un riscaldamento ed è protetta quindi dalle gelate. Le piantine crescono, come potrebbero essere quelle di peperone, pomodoro, le melanzane o i cubettini delle insalate, vengono tutte prodotte in azienda e poi, quando è il momento giusto, si passa e si mette a dimora nelle serre o in pieno campo. Qui abbiamo le fragole nuovamente, ma in pieno campo. Queste vengono messe in pieno campo per avere la scalarità, prima si raccoglie in serra e poi si raccoglie fuori. E questo impianto qui è sempre similare a quello in serra dal punto di vista irrigazione, nutrimento, difesa, e è un appezzamento che ha dimora in quest'area. Abbiamo circa 3.800 piantini, mentre in ogni serra ci sono 1.800 piantini. Ecco, qui sono vicino a un macchinario che è la pacciamatrice, serve per stendere il film biodegradabile in amido di mais, e in modo da avere una pellicola protettiva sotto cui l'erba non cresce, e il foro che si vede è il foro in cui si metterà a dimora la piantina di insalata. E questo è un sistema che si usa nell'agricoltura biologica per poter tenere lontane le erbe infestanti. In questa sala abbiamo una varietà di cavolfiore simile a quello bianco, si chiama cimone, però l'unica differenza è il colore è verde. Sia la pianta che il frutto, le piante sono simili a quella bianco, il frutto la differenza è che è verde ed è un po' più dolce di quello bianco. Come ciclo vegetativo questa varietà qua si pianta il 13 di agosto, e non prima e non dopo, perché sennò non
non fa il frutto praticamente. Allora, in questa sera qui abbiamo il broccolo, diciamo che non è quello ramoso che fa più, più ricacci, ne fa uno solo, però lo fa molto grande e a volte arrivano anche a pesare, non dico un chilo, ma quasi, no? E questa varietà qua viene piantata il 31 di agosto, perché altrimenti non verrebbe più, non potrebbe più produrre il broccolo. Questa serra qui, come nelle altre serre, si vede che abbiamo l'impianto a pioggia di irrigazione, che è come se piovesse in questa serra, quando si attacca è come se piovesse praticamente. Fanno circa, ogni irrigatore fa 300 litri d'acqua all'ora, su tutta la serra sono circa 9.000 litri d'acqua in un'ora. Allora, in questa sera qui abbiamo seminato il 12 di gennaio il classico ravanello quello rosso. Se abbiamo queste due file qua che sono più precoci, le abbiamo seminate prima, e queste, le altre due di là le abbiamo seminate solo due giorni fa per avere una scalarità nella raccolta. Questa sera qui, che diciamo che è quella più grande che abbiamo, che è larga 10 metri e lunga 50, alta 4,20 m. Abbiamo trapiantato il 26 di gennaio 5 varietà di insalate. Abbiamo messo la gentilina, la canasta, la foglia di quercia, la manigota e un po' di lollo anche. Ci vorrà circa 60 giorni prima della raccolta, quindi andrà verso inizio aprile, dipende anche un po' dal tempo, se farà caldo, se farà freddo, o sole o nuvolo, dipende tutto da come farà. Ecco, qui siamo nel frutteto, la nostra azienda ha anche una parte frutticola, e in questo in particolare è il frutteto delle pere. Adesso siamo in potatura, cioè siamo sul bruno, le piante sono ferme, sono in riposo, e abbiamo diverse varietà qui di pere in questo frutteto. Questo qui in particolare sono 4.000 metri quadri. Abbiamo varietà che cominciano a maturare intorno alla fine di luglio, fino ad arrivare a novembre, concludendo con il Martin Sack, proprio l'ultimo. Qui anche utilizziamo il metodo dell'agricoltura biologica, ci approntiamo alla stagione difendendo le piantine con dagli attacchi di funghi con il rame, si usa molto, molto rame, e polisolfuro per quel che riguarda le malattie, possono essere la ticchiolatura, soprattutto sulla parte della pera William, che è più sensibile. E poi per quel che riguarda la difesa dagli insetti, che quelli qui diciamo non ci danno proprio una mano, anzi gli piace la frutta anche loro, quindi cercano di dargli un morsichino e noi cerchiamo di limitarli senza ucciderli, ma confondendoli. Utilizziamo dei diffusori di ferormone che hanno la particolarità di confondere il periodo in cui c'è l'accoppiamento di queste farfalle, che poi produrranno il vermettino, diciamo, che assaggerà la pera, in modo da non riuscire più a moltiplicarsi. Queste farfalle passano il loro ciclo naturale e non ovodepongono, e quindi non ci danno problemi e noi riusciamo a raccogliere. Qui siamo nel frutteto del melo. Le nostre mele qui, come anche le pere prima, le vedete a riposo, siamo nel periodo in cui non lavorano. Qui abbiamo varietà di mele che vanno dalla mela gala, alla mela golden, alla mela crimson, alla mela opal, comunque varietà rosse e gialle, che hanno come periodo di maturazione solitamente dal 15 al 25 agosto le prime, fino poi ad arrivare ad ottobre, anche fine settembre, inizio ottobre, dipende sempre dall'annata, per la raccolta delle ultime rosse. Anche qui utilizziamo per la difesa i prodotti che sono i classici prodotti a base di rame, polisolfuro per la ticchiolatura, zolfo per l'oidio, e sono i fungicidi che la fanno da padrone nell'agricoltura biologica. Poi per la difesa degli insetti, della difesa per quel che riguarda la carpocapsa, di quegli insettini che farebbero danni sulla mela, usiamo la confusione sessuale con i ferormoni che vengono applicati nei filari, e così otteniamo dei buoni risultati, rispettiamo l'ambiente e coltiviamo secondo la nostra coerenza nel modo biologico.
Oltre alle pere e alle mele che abbiamo visto prima, abbiamo anche gli altri frutteti dove coltiviamo le albicocche, le pesche, le susine e parte anche a ciliegie. Queste qui sono della famiglia del Drupace e le coltiviamo con la maniera della lotta integrata, in quanto hanno delle richieste diverse da pero e melo e quindi nel bio diventa un po' difficile riuscire ad ottenere un prodotto poi valido, e abbiamo optato per farlo come lotta integrata, che comunque è sempre rispettosa dell'ambiente, rispettosa del prodotto a cui si va poi a proporre in vendita al cliente. In azienda, per riuscire a controllare le erbe infestanti sia prima della loro germinazione che dopo, usiamo varie tecniche. Come azienda biologica ci siamo rivolti a quello che la tecnologia ci offriva in questo ambito e abbiamo un macchinario che produce vapore, è una sterilizzatrice a vapore e serve per la geodisinfestazione del terreno. È un macchinario che, producendo vapore ad alta temperatura, con un posizionamento in testata della serra, riesce a iniettare sulla superficie del terreno vapore. Sopra, non nel terreno, c'è un telo che contiene questo vapore che la macchina produce e inietta in serra, si riempie. Quando il telo ha contenuto tutto il vapore, questo vapore sta lì, scalda la superficie del terreno sottostante e quindi fa arrivare per circa 12-15 cm di terreno a temperature di circa 60 a 75 gradi, in modo che così tutte le malerbe, quindi i semi delle erbe infestanti, vengono annientate, quindi non germineranno più, e si aiuta anche l'apparato radicale della coltura successiva ad essere più vigoroso, più libero di muoversi nel terreno, perché il terreno è diventato sterile e quindi senza essere attaccato da dei funghi nemici. Poi un altro macchinario che utilizziamo, questo non per la serra ma per il pieno campo, è il macchinario che produce fuoco, si chiama pirodiserbo. Questo viene fatto in pieno campo per bruciare. Prima si prepara il letto di semina, si fa una falsa semina, si fa germinare l'erba e si passa sopra questo macchinario qui che brucia tutto quello che è germinato, quindi brucia il verde. Una volta che si è ripulito il terreno, perché il seme al suo interno, che era in superficie circa di 2 cm, è germinato, è stato bruciato e quindi poi si è ripulito, possiamo passare a seminare culture a foglia come spinacio, come le erbette, come la valeriana, rucola, senza poi più avere problema di erbe infestanti dopo. Qui siamo in laboratorio, la nostra azienda ha scelto anche di avvalersi di questa opportunità, trasformando i prodotti che alle volte durante l'anno eccedono e quindi bisogna riuscire a ottimizzare la produzione e a non fare sprechi. Trasformiamo, questa è la cucina, e quando si parla di trasformazione la nostra azienda si riferisce alle passate di pomodoro, alla frutta sotto forma di composta e all'agrodolce, che può variare dal cavolfiore al peperone, e abbiamo fatto anche lo zucchino, la zucca in agrodolce, che è stata una bella novità, ai clienti è molto piaciuta, hanno apprezzato, e abbiamo fatto anche la composta di pomodori verdi. Poi in questo ambito di cucina e di cottura, quando si parla di cottura, noi facciamo anche la cottura della barbabietola e della cipolla al forno. Anche questa tipologia di ortaggio cotta in questo modo e presentata al mercato, il cliente l'apprezza moltissimo perché esalta le sue qualità organolettiche. Prossimamente avremo anche l'intenzione di fare un'apertura di un punto vendita aziendale dove la gente può venire direttamente ad acquistare i nostri prodotti. Questa è l'altra parte del laboratorio, diviso in due zone. Qui dove siamo adesso è la zona della lavorazione del prodotto fresco. Cosa vuol dire? Qui avviene la lavorazione dell'ortaggio lavato, che parliamo di carota, patata, cavolo, cavolfiore, broccolo, zucca,
viene composto un preparato per il minestrone, quindi un prodotto fresco, lavato, pelato, tagliato, cubettato dai vari, dal macchinario che fa la cubettatura, che è un tagliaverdure, e poi viene ingustato nel sacchettino sottovuoto, e poi con la macchina che fa il vuoto viene termosaldato e chiuso, etichettato da una bilancia etichettatrice e quindi pronto per essere consumato o congelato in freezer. Quindi anche in questo modo riusciamo ad ottimizzare le produzioni e quindi a non sprecare molta parte dei nostri raccolti. Oltre alla minestrone si possono fare, secondo delle esigenze aziendali, se ci sono più o meno eccedenze, gli spinaci lavati, ingustati, insalatine già pronte, lavate e ingustate, e sotto forma di pacchettino di peso variabile, dove il consumatore, sempre comunque previo lavaggio in loco a casa sua, può poi consumare e gratificarsi mangiando i nostri prodotti. Intanto volevamo ringraziare Arella Regina per esserci venuti a trovare e per aver guardato tutte le nostre produzioni, e ci tenevo anche a ringraziare tutti quelli che nei mercati ci danno fiducia e premiano tutto il nostro lavoro e il nostro sacrificio. Ci trovate nei mercati di Campagna Amica, lunedì pomeriggio a Cornier, il mercoledì pomeriggio a Cirié, il venerdì pomeriggio a Rivarolo e le domeniche in Piazza di Città, in Piazza Cavour e in Piazza Bodoni a Torino. Grazie ancora e speriamo siate sempre più numerosi per noi e per voi. Grazie mille. Dopo aver appreso numerose nozioni sulla produzione, si segnarono l'indirizzo: Azienda Agricola Mondino, strada Rolassa 7, Casale di Mazzè. Quindi proseguirono con la loro ricerca.